Trading 2, siamo arrivati alla seconda lezione in collaborazione con investire.biz e Luca di Scacciati. Probabilmente tantissimi di voi stavano aspettando questa lezione. Se non avete visto la prima, vi invito ad andarla a vedere. Comunque ho creato una playlist, quindi potete vedere tutte le lezioni una di fila all'altra, dall'inizio dell'avventura alle basi, e poi video dopo video ci stiamo costruendo sopra una risorsa molto utile per chi vuole iniziare a fare trading. Comunque in descrizione avete tutte le risorse dalle quali prendo queste informazioni, che per l'appunto sono prese da un corso di un gruppo di trader professionisti, quindi non me le sto inventando io a caso. Oggi, come da questo grafico fatto molto male da me, parleremo delle trend line, queste linee di tendenza rosse che ho disegnato. Prima di iniziare, però, voglio farvi vedere tutti gli appunti che ho preso soltanto per parlarvi di questa cosa, quindi spero che il video vi piaccia, io ci sto dedicando molto impegno. Se così dovesse essere, vi chiedo se potete lasciarmi un mi piace, perché questa cosa potrebbe aiutarmi veramente molto. Tornando a noi, prima vi insegnerò come tracciare queste trend line, queste linee di tendenza, che magari potranno sembrare delle linee disegnate e messe a caso. Invece, dietro a queste linee rosse c'è tutta una logica. Prima lo faremo su questa lavagnetta, così potete vedere la teoria che c'è dietro, e dopodiché passeremo al grafico del computer, così potete vedere anche nei grafici reali come utilizzarle. Quindi iniziamo. Eccoci qua, questi sono due esempi di trend line rialzista. Adesso vediamo se sono entrambi corretti, se li abbiamo disegnati bene e soprattutto come si fa a disegnare una trend line rialzista. Ovviamente per disegnare una linea, per disegnare una retta, dobbiamo prendere due punti. Per definizione, per disegnare una trend line rialzista, dobbiamo prendere due minimi e collegarli tra loro. Ma come facciamo ad identificare due minimi? Possiamo prenderli a caso? La risposta è no, e per disegnare una trend line rialzista dobbiamo prendere due minimi e nell'intorno del grafico dobbiamo avere massimi e minimi crescenti. Prendiamo questo primo grafico. Questo è il primo minimo che identifichiamo, questo è il secondo minimo che identifichiamo. Come facciamo ad approvare il secondo punto scelto? Il secondo punto scelto approva la nostra trend line soltanto se è compreso tra due massimi crescenti. Questa trend line è giusta perché, come vedete, questo massimo è più piccolo di questo massimo, quindi i due massimi sono crescenti. Prendiamo il secondo esempio che ha fatto. Questi sono i due punti che abbiamo selezionato. I massimi tra i quali è compreso questo secondo punto scelto sono questo e questo. Come vedete, questi due massimi non sono crescenti, infatti questo è più piccolo di questo. Quindi questa trend line non è giusta, non è approvata ed è scorretta. Perché, ripetendo, il primo punto lo possiamo scegliere come vogliamo, ma il secondo punto, il secondo minimo, deve essere compreso tra due massimi crescenti. In questo caso lo è, perché questo massimo è crescente, è più grande rispetto a questo. Mentre questa volta questo massimo non è crescente rispetto a questo massimo perché è più piccolo. Quindi questa trend line non è giusta. Facciamo una seconda X. Ora passiamo alle trend line ribassiste. Trend line ribassiste, come si disegnano? È molto semplice perché si riprendono le trend line rialziste e si fa semplicemente il contrario. Infatti adesso dobbiamo prendere due massimi, fare in modo che l'intorno di questo grafico abbia massimi e minimi decrescenti e soprattutto per essere sicuri che il secondo massimo che scegliamo, che ovviamente sarà minore del primo perché la trend line è decrescente, sia compreso tra due minimi decrescenti. Prendiamo il primo caso. Il primo punto che scegliamo in questo massimo è qui. Il secondo massimo è qui. Vediamo che questa trend line è giusta perché i minimi, questo e questo, tra i quali è compreso il nostro massimo, sono decrescenti. Quindi questo massimo è più piccolo di questo massimo. I due minimi tra i quali è compreso questo e questo sono decrescenti, in quanto questo è più piccolo di questo. Quindi possiamo tracciare una trend line, che poi attualmente non ci serve a nulla per questo grafico, però sappiamo che questa è una trend line corretta. Prendiamo questo caso. Il massimo che abbiamo scelto è questo. Il secondo massimo è questo. Per prima cosa guardiamo che i due massimi siano decrescenti. Sì, i due massimi lo sono. Seconda cosa, dobbiamo guardare che i due minimi tra i quali ha compreso questo massimo siano tra loro decrescenti. Questo è il primo minimo e questo è il secondo minimo. Problema, questi due minimi tra i quali il massimo che abbiamo scelto è compreso non sono decrescenti perché questo è più grande di questo. Quindi questa trend line è scorretta. Ragazzi, non sono mancino, quindi questa X
è più brutta di questa X di prima. Questa è la spiegazione teorica di come si tracciano le trend line, sia rialziste che ribassiste. Ora ovviamente abbiamo soltanto guardato come si tracciano, ora dobbiamo capire come utilizzarle ovviamente. Per questo ci spostiamo al computer e guardiamo un grafico reale e vediamo come si possono utilizzare. Spero comunque che fino ad ora siate riusciti a capire, nel caso non l'abbiate fatto lasciatemi un commento qui sotto, cercheremo di aiutarvi e di farvi capire. Ora passiamo al computer. Prima di passare direttamente al computer voglio farvi notare che questo è uno degli strumenti che ci aiuta a concludere le nostre operazioni positivamente. Di sicuro non è l'unica cosa che dobbiamo usare o che possiamo usare. Quello a cui dobbiamo puntare è cercare di avere ragione più del 50% delle volte. In questo caso staremo facendo un trading positivo e per aver ragione più del 50% delle volte possiamo aiutarci con diversi strumenti che man mano che passano le lezioni e che aggiungeremo le lezioni si differenzieranno e saranno molti, in modo tale che avremo più strumenti che potranno aiutarci nel momento dell'apertura di un'operazione. Ora immergiamoci. Eccoci qui, ci troviamo nell'interfaccia di Kimura Trading. Dato che Luca utilizza questo broker e me l'ha consigliato, ho deciso di aprire un conto demo che è completamente gratuito, per cui se volete seguire queste lezioni potete tranquillamente aprire un conto demo anche voi, vi lascio il link in descrizione. Se volete è completamente gratuito, io fino adesso non ho avuto da lamentarmi, quindi se volete è gratuito ve lo lascio in descrizione. Questo è il grafico giornaliero di euro dollaro, per cui ogni candela che vedete corrisponde a un giorno. Quando si va a fare uno studio del trend, quindi usando le trend line, possiamo scegliere se andare a prendere la chiusura e quindi il punto della candela dove vedete il quadrato che forma la candela fermarsi, o altrimenti si possono andare ad usare le ombre e quindi si può anche andare a guardare i movimenti che ha avuto il prezzo all'interno del singolo giorno. Ora vi metto una figura di come si interpretano le candele così potete capire meglio. Io se dovessi andare a tracciare le trend line prenderei i punti di chiusura e quindi tralascerei le ombre, che sono queste linee che vanno al di fuori del quadrato. Però in modo ancora più semplice possiamo fare tasto destro e impostare il grafico affinché il grafico sia una linea, così la cosa si fa molto più semplice e per i principianti tracciare una linea di tendenza è più semplice perché adesso non abbiamo più quadrati ma abbiamo singoli punti. Qui come si può vedere ho una tendenza ribassista, quindi quello che faccio è andare a tracciare la prima trend line. Mi metto nel punto più alto in assoluto di questo grafico, che è circa qui, poi se vogliamo ingrandire lo possiamo fare senza problemi, e traccio la mia prima trend line, questa, e poi tasto destro estendi all'infinito. Come vedete questa trend line è pressoché inutile, non ci dice nulla, perciò quello che faccio è andare nel secondo punto di questa trend line e tracciare un'altra linea. Comunque questa trend line è una trend line valida perché il secondo punto è compreso tra due minimi decrescenti, perché questo minimo è più grande di questo minimo, quindi è una trend line valida. Riparto da questo punto, prendo e vado in un altro massimo. Vedo che questa trend line è ancora lontanissima dal prezzo e ora come ora ci è abbastanza inutile, per cui quello che devo fare è tracciare un'altra linea di tendenza per cercare di avvicinarmi al prezzo. Comunque anche questa trend line è giusta perché, ripetendo, il secondo punto è compreso tra due minimi decrescenti, questo è più grande di questo. Riprendo da qui questo punto e vado molto vicino questo punto e estendi all'infinito. Come vedete questa linea inizia a dirci qualcosa, perché come da tendenza i prezzi si avvicinano alla trend line e iniziano a rimbalzarci, e quindi ci stiamo avvicinando a trovare una linea di tendenza più che valida. Ora riprendiamo dal punto dove eravamo rimasti e questa volta se andassimo qui la trend line sarebbe giusta ma ci sarebbe pressoché inutile, quindi il punto che andiamo a prendere è questo, e possiamo confermare che questa trend line è tracciabile perché questo minimo è più grande di questo minimo e di nuovo estendi all'infinito. Ora possiamo fermarci ad osservare cosa è successo. È successo che questa tendenza, questa linea di tendenza è stata rotta. Cosa succede quando si rompe una linea di tendenza? Quando viene rotta una linea di tendenza i prezzi si dirigono alla linea di tendenza più alta o più bassa in base a quando viene rotto, se positivamente o
scosse negativamente. In questo caso la linea di tendenza è stata rotta positivamente. Infatti, come vedete, è stata rotta qui e il prezzo si è diretto verso l'alto per poi arrivare molto vicino alla linea di tendenza superiore che abbiamo disegnato. Infatti le trend line sono linee molto forti, quasi calamite. E qui, come vediamo, dopo la rottura il prezzo è stato attirato quasi come una calamita dalla trend line superiore. Dopodiché la probabilità che rimbalzi è più alta rispetto alla probabilità che il trend venga rotto. E come vedete il prezzo è rimbalzato più volte tra questi due trend. Ora, in questo momento in cui il prezzo si trova qui, possiamo aspettarci che arrivi molto vicino a questa trend line e poi rimbalzi nuovamente, seguendo il trend ribassista che abbiamo visto fino ad ora. E in questo caso possiamo aprire una posizione ribassista qui. Questo è uno studio molto superficiale analizzando le trend line, quindi non è sicuro che il grafico rimbalzi proprio lì, ma la cosa potrebbe succedere molto prima, come avete visto in questi due casi, o addirittura dopo, o addirittura potrebbe essere rotto. Però ora abbiamo trovato delle linee che possono dare una logica a questo grafico. Adesso ovviamente dobbiamo aggiungere altri strumenti per arrivare ad una conclusione migliore. Ultima cosa delle trend line è che quando una trend line viene rotta, molto spesso avviene un pullback. Come in questo caso, la trend line è stata rotta qui, il grafico stava andando verso l'alto, però c'è stato un pullback. Quel pullback molto spesso avviene ad un prezzo molto vicino al prezzo in cui è stata rotta questa trend line. Infatti la rottura è avvenuta qui e, come vedete, va su per poi tornare giù e fare questo pullback e tornare al prezzo in cui è stata rotta. Questo è tutto per le trend line. Come avete visto, sono uno strumento utilissimo per iniziare a dare una logica al grafico, però ovviamente vanno integrate ad altri strumenti che vedremo in futuro. Per cui, se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete delle domande, dei commenti, dei suggerimenti, anche perché anch'io sto imparando insieme a voi, lasciatemeli qui sotto nella sezione commenti. Se non volete perdervi nessuna nuova lezione, iscrivetevi al mio canale e ciao a tutti, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!